spoilerando in diretta. Tarata 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 tarata. La vita, la vita è bella, la vita fa. Soldati. Soldati, se. Che bella cosa che mi ha giocato. Tornati, benvenuti in questo nuovissimo video. Ed eccomi tornato da Berlino, come sapete. Sono appena tornato da Berlino, vi ho fatto anche un vlog che vi consiglio di andare a vedere. Ve lo metto qua oppure qua. A Berlino non sapevo, a parte città molto molto bella, ma non sapevo che ci fosse Primark. Sono passato per Alexanderplatz e all'improvviso... Quindi dicevo, sono andato da Primark Alexanderplatz e ho fatto ovviamente degli acquisti. Acquisti che sono qui, questo scontrino, e se ne sono andati via 50 sbembi. E voi dite, che cavolo ho comprato? Ma ovviamente appena si mette piede da Primark si cerca tutto quello che è di Harry Potter Official Brand. Infatti ho praticamente svaligiato tutto quello che c'era di Harry Potter. Oggi sono particolarmente felice e contento perché ho comprato i biglietti per Demi Lovato a Bologna il 24 giugno, quindi chi c'è con me, mi scriva che magari ci possiamo vedere e facciamo un mini raduno Lovatix, bellino, carino, facciamo le fotine, facciamo il vloggino ovviamente per Demi Lovato. La prima cosa, ovvero la prima cosa che ho comprato, cioè non è la prima ma la faccio vedere per primo, sono dei fantomatici calzini. Per chi mi conosce, io ho la fissa per i calzoni e c'era praticamente questi calzini, il set con Alpetos, Orvoner, Ravenclaw, yes! L'ultima, la migliore faccio vedere per ultimo ovviamente. Poi c'era questo, Hogwarts, Obvious, and finally, not finally, Gryffindor, at the last, My House, Slytherin. I love Slytherin. I am Slytherin. So, poi ho comprato questa felpa che ovviamente discarico. Ci mancava il discarico sempre. Dicevo, ho comprato questa felpa di ovviamente Slytherin. Non so se si vede, ma penso di sì. Slytherin, che adesso me la metto anche così siamo a tema. Spogliarello in diretta. Slytherin, che fantastica questa, la amo, la amo. E andiamo avanti. Poi ho comprato, questa è la mia preferita, ed è la felpa col cappuccio. Praticamente viene tipo così, felpa, cappuccio e Hogwarts, con questo colore qui che è tipo un bluetto nel grigio, nel nero, insomma un po' di tutto. Questo colore mi piace molto, ma non ho mai capito come... Navi, vita è bella, una vita fa. Navi, vita è bella, una vita fa. Ok, poi queste altre cose non sono di Harry Potter, ma siccome io sono a dieta e l'ho interrotta per Berlino e l'ho interrotta anche per il video che uscirà forse prossimamente, perché ovvio bisogna interromperla. E questa, siccome mangiavo donuts a non finire appena sono entrato da Primark, mi è uscita questa maglietta. Donut judge me, I am in Chelsea Day. I'm donut, don't
Don't judge me, non giudicarmi. It's cheese day, cioè il giorno in cui si può mangiare tutto della dieta. Quindi è adorabile, l'amo. Questa è la mia, è proprio la mia. Infatti penso che la vedrete nel video dove appunto sgarrerò per farvi provare i dolci tedeschi. Poi ho comprato queste che sono fantasticherrime. Mi sono cadute, queste sono fantastiche, sono delle magliette a maniche lunghe in taglio americano di Superman. And siccome non sapevo scegliermi, perché una volta sono Superman, una volta sono Batman, Batman, che sono fantastici, carry me. E tutto questo ho pagato 50 sbembi, che penso sia un prezzo ragionevole, visto che sono 2, 4, 5, 6, 7. Ah, poi c'è anche un regalo che ho fatto. È abbastanza ragionevole. E la commessa mi fa: tu parli italiano? No, tu parli inglese o tedesco? Io dico inglese. Lei mi dice una cosa in inglese, tipo la tassa di non so cosa. Io: ok, non so cosa significa questa tassa. Quindi praticamente è la tassa che ti rimborsano se in dogana, se abiti fuori dall'Unione Europea, non ti fanno, ti scalano le tasse. Quindi ho detto boh. Questo è quello che ho comprato da Alexanderplatz. La vacanza a Berlino è stata molto molto carina. Come ho detto, andate a vedere di nuovo il blog e andate a vedere, ovviamente restate connessi perché ci sarà un video sui dolcetti, come ho detto, tedeschi. Ma il giorno dopo ho comprato anche altre cose, non in Germania, ma le ho comprate qui e sono prettamente per la palestra. Questo qua è un poggiapiedi che diventa anche un sacco per mettere le cose umide dentro. Questa qui che è stupenderrima, che è praticamente la canotta della boxing per fare box, ma io non farò box, farò zumbox. Le scarpe nuoverrime, queste qui per fare la palestrina. Volevo farvi vedere tutte queste cose una volta rientrato e nulla. Penso che andrò ad assaggiare questi dolcetti. Vi dico soltanto Lion, burro di arachidi e poi niente più. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Attivate la campanellina per avere i video e dire: aio, è uscito il nuovo video. Iscrivetevi al canale perché è l'unico metodo di sostentamento. Sostentamento del canale. Seguitemi anche su altri social tipo Instagram, perché nelle storie Instagram praticamente c'era tutto il vlog spezzato e ci sono dei video stupidi trash anche del, per esempio, l'Isola dei Famosi quando commento live qualcosa. E appunto arriverà il video sull'isola che ho saltato per l'appunto perché stavo a Berlino, quindi non potevo dire l'isola, ma riprenderà anche l'Isola dei Famosi. Quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Spero che queste Potter cose vi siano piaciute. E da Slytherin, me and J.K. Rowling, che continua ad avere soldini, ride live!